Una sconfitta che brucia. Rivedendo il film della partita di domenica scorsa, il Gela non meritava assolutamente di perdere per quanto costruito, soprattutto nel primo tempo. Ma si sa, il calcio è così. Vince chi la mette dentro. E la capolista Igea Virtus, sotto questo aspetto, è stata semplicemente spietata. Cinismo allo stato puro. Due tiri, due gol. In casa biancazzurra si tratta del primo KO in questa stagione. Una battuta d'arresto, però, che deve dare la carica giusta per non ricadere negli stessi errori. Domenica purtroppo abbiamo subito questa battuta d'arresto, però dobbiamo essere estremamente contenti di quello che i ragazzi stanno facendo. Abbiamo disputato, a mio giudizio, un'ottima gara e rientra in quelle gare che l'imponderabile del calcio riserva uno o due volte l'anno. E fin quando vedo giocare così la squadra, lottare e approcciare in questa maniera la gara, io sono abbastanza tranquillo. È chiaro che non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo assolutamente migliorare. Già da oggi ci rimboccheremo le maniche, riprenderemo la preparazione e sperando, cercando con tutte le nostre forze di andarci a prendere questi tre punti persi domenica a Castrovillari. Domenica si gioca a Castrovillari e in terra calabrese Nassi e compagni devono ricominciare a fare punti. Tutti i campi noi andiamo per fare punti, fino adesso stiamo facendo bene, mi ripeto, ma è un concetto a me molto caro. Io fin quando vedrò giocare con questa intensità, con queste belle trame di gioco, ma soprattutto con questa voglia e questo attaccamento, sono convinto e sono certo che questa squadra può fare bene, molto bene quest'anno. Vedere quasi 3.000 spettatori allo stadio per una partita di Serie D è quasi un record. E vedere gli stessi 3.000 tifosi che alla fine, nonostante la sconfitta, applaudono i propri beniamini è un'istantanea che ricorderemo a lungo. Questo è un aspetto veramente molto importante che dimostra la maturità del pubblico gelese. L'ho detto io già a fine partita, è chiaro che ci siamo rimasti male chiaramente per noi, per il proseguo del campionato, per la partita così importante, ma siamo rimasti male soprattutto per non aver dato gioia a questi splendidi tifosi, però è motivo di grande orgoglio uscire sconfitti dal campo tra gli applausi. Questo vuol dire che la gente ha capito, capisce con quale voglia la squadra gioca e con quale dimostrazione di attaccamento alla maglia hanno i ragazzi.